Signor Presidente, colleghi deputati, le mafie rappresentano la più grande potenza economica di questo Paese, una forza che non potrebbe proliferare se non nell'indifferenza e in alcuni casi nell'appoggio esterno di politici, professionisti e amministratori. Un fenomeno che si sviluppa in maniera direttamente proporzionale alla mancanza di cultura. Eppure non si tratta di un fenomeno nato ieri. È del 1876 la prima definizione formulata dagli studiosi Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino, che, ripeto, nel 1876 parlarono di un'associazione che non abbia forme stabili e organismi speciali, che rappresenta lo sviluppo e il perfezionamento della prepotenza diretta ad ogni scopo di male. Ed è dovuto passare oltre un secolo affinché nell'ordinamento giudiziario italiano venisse inserito il reato di associazione mafiosa, norma che è costata la vita all'esponente del Partito Comunista Pio La Torre, creata per, e cito testuali parole, riscattare l'indifferenza e l'agnosticismo che per troppo tempo vi era stato nel nostro ordinamento di fronte al fenomeno mafioso. In mezzo una lunga serie di relazioni mortificanti prodotte proprio dalla Commissione Antimafia, la cui prima istituzione è stata proposta il 14 settembre del 1948. Da allora, a ogni legislatura, il Parlamento approva la costituzione di questa commissione bicamerale, con la speranza che si faccia chiarezza. E cosa ha prodotto fino ad ora? Parole, parole, parole. Le ultime commissioni antimafia istituite da questo Parlamento hanno prodotto solo questo, parole. E hanno tradito la missione originaria di questo istituto: indagare su un fenomeno di enormi proporzioni, dai contorni sfumati e mai troppo ben definiti, e proporre soluzioni legislative. Dare risposte concrete su temi ben definiti che riguardano tutta la popolazione italiana. Cosa succede nell'oscurità delle celle del 41 bis? Chi gestisce il flusso informativo che si genera dentro le carceri? Quanto l'autorità giudiziaria è messa a conoscenza di queste informazioni? Esiste nell'ambito del cosiddetto carcere duro un circuito parallelo a quello giudiziario che controlla e rischia di orientare addirittura le collaborazioni con la giustizia prima che vengano formalizzate? E ancora, che fine fa l'enorme patrimonio generato dalle confische dei beni mafiosi? Che ruolo ha l'Agenzia dei beni confiscati e i patrimoni di mafia di seconda e terza generazione? A breve si terrà un evento mondiale in Italia, l'Expo di Milano del 2015, col rischio che ingenti somme di denaro finiscano nelle tasche della criminalità organizzata, così come dimostrato dalle indagini in merito. E questo Parlamento che cosa fa a riguardo? Resta a guardare incosciente o addirittura connivente? Si può pensare di intervenire in tempo utile per evitare questo scempio? Una volta tanto intervenire in diretta e non a danno già consumato? Ecco cosa vorremmo: che per una volta questa Commissione fornisse risposte e soluzioni e non solo parole. Nonostante queste premesse, che riteniamo doverose fare, con l'auspicio che l'impegno della Commissione d'inchiesta sia quello di indagare veramente, senza superficialità, con profondità questo fenomeno, senza guardare alle diversità di partiti da cui si proviene, e per fare luce e dare una risposta. Ecco perché diamo voto favorevole. Grazie. Ha chiesto di intervenire la deputata Garavini. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, io credo che quest'oggi in quest'Aula abbiamo scritto davvero una bella pagina. Una bella pagina perché si è sentita finalmente la volontà politica di fare sì che la Commissione antimafia non sia soltanto un atto rituale. Anch'io, insieme all'esponente del governo, dico: non è vero che sia rituale tout court. La Commissione antimafia può diventare, può essere, ed è lo è anche stato, uno straordinario strumento di contrasto alle criminalità organizzate. Uno straordinario strumento nella misura in cui però c'è lì la volontà politica che noi parlamentari possiamo portare in quest'Aula e possiamo portare in Commissione.